seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi basta niente il stomaco, certi fatti mi danno un po', po', vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea, comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda. Davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo rope è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori dare. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi. E servono le chiavi, no? No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo, italiani a Varsavia, una buona festa della Repubblica. Tutto partì in un uggioso 2 giugno del 1946, non faremo tutta la storia della Repubblica, quest'oggi è venerdì, gli argomenti del giorno saranno i seguenti. La prima è appunto questa Italfest, Italiamo. La festa che organizziamo come patroni mediali, come dicono qui in Polonia anche noi, di Radio ID Italia, quindi quest'oggi non mancate. C'è un DJ che sta facendo tutti i rumori possibili, diciamo, uno che conosce tra l'altro la reazione dei microfoni, quindi prima sbatteva le mani sul tavolo, che è una cosa che se lo fa in televisione o in radio praticamente ti fanno un anal fisting, è presente quello, diciamo, dove si parte con una cremina, e poi il rumore del cucchiaino sulla tazza. Perché? Perché siamo di nuovo in un bar e credo che ci sia, oltre a, non posso dirlo forte, Fiona, c'è la sosia di quella di Shrek, però c'è anche
C'è Cascia? No, non c'è. Ah no. Chi sono le altre? Non le conosciamo. Comunque, ci sono delle nuove. Aspettiamo le nostre cameriere preferite. In compagnia abbiamo Tony e DJ Medini. Quindi c'è una dicotomia, c'è un dualismo che va dagli anni 80 del DJ Medini. Tac, mi arriva un messaggio da un'applicazione che non posso dire il nome, ma finisce in R. La leggeremo più tardi, anche perché se qua bisogna stare attenti, perché si tratta di Maria. Benissimo, voce abbassata, 2 giugno, quindi ripetiamo. E DJ Tony, l'ho detto? Non ci sono paragoni. Buongiorno Vassalia. DJ Tony più Vassalia, qua stiamo parlando con il mondo intero, caro mio. E bisogna stare attenti, perché ieri la console onorario di Vroxu ha detto, dammi, gli ho dato anche il link, quindi magari la salutiamo, salutiamo tutte le istituzioni, l'ambasciatore De Pedis, perché ieri si è tenuto anche... ma c'è figa qua in questo bar, ragazzi, scusate, ma scusate un attimo, parla Agnesi, rigida ma abbastanza rilassata, ma non troppo. Ecco, questi sono, è il bello della diretta, come diceva l'amico Pippo, e qua invece si parla di Pippe. E, dicevamo appunto l'ambasciatore De Pedis che ieri ha fatto il suo discorso, speriamo che ci possa essere anche il prossimo, adesso non è che gli sto augurando la morte, però sta per finire il suo mandato, a me sinceramente non è dispiaciuto assolutamente, come ambasciatore è stato uno dei più concreti tra quelli che ho avuto modo, opportunità, piacere, dispiacere di conoscere. Quindi questo venerdì weekend, diciamo festa della Repubblica, però prepara alla partita dell'anno, a questo punto non dico del decennio, perché forse negli ultimi 10 anni una coppa l'hanno vinta. La partita in questione è quella che si terrà a Cardiff, ci sono stati spiacevoli commenti, però insomma ragazzi un po' lo sfottò esiste, da che mondo è mondo. E noi abbiamo avuto, noi tifosi Granata, i nostri dispiaceri li abbiamo avuti, quindi abbiamo avuto anche una tragedia come quella di Superga in un momento in cui vincevamo tutto e di più. E quindi pare che insomma, l'odio per la Juve, insomma adesso non lo scopriamo oggi, perché esiste, c'è ed è palpabile, ci sono dei momenti di Juve, sì, saremo invidiosi, sì. E quindi diciamo nel trionfo degli haters dei social ci può stare anche che in una radio abbiano detto qualcosa di più. Non voglio fare apologia del reato, assolutamente lungi da me, però insomma dite la vostra, dite come la pensate, perché in una radio toscana sono state dette delle cose che analizzeremo più avanti. Bando alle ciance, perché ora c'è un contributo che si chiama Wonderland, se tutto va bene sarà pieno di parolacce, fa parte del gruppo dello Zoo di 105, ascoltiamo. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, ci colleghiamo con Wonderland che oggi rilancia Full Metal Jacket. Ah amici, torna al Wonderland e oggi torna uno dei classici incredibili, un personaggio che ha fatto parte della storia del Wonderland e degli scherzi telefonici di questo programma, lui Full Metal Jacket. E allora iniziamo distruggendo la vita a Bestemmia Man. Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino. Perché? La sua forza è lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore. Pronto? Come ti chiami, faccia di merda? Aia. Subito così. Dio c***o. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scopare quel bastardo che ha puttana, l'ha detto male. Le domande qui le faccio io fino a quando le domande qui le fai mi porco. Dimmi, cinghi, che ti senti, c'è cazzo, ma che io non. Brutto sacco di merda. Sacco di merda, sto cazzo, chi ti trova. Madonna mia. Tu senti cazzi? Strangolati da solo.
sì. A questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. Ma come si è? Come ti chiami, faccia di merda? Voi Antoni Spada, professionista della bestemmia di Marco del Soprugo. Il tuo è nome da nomini. Ma sei di sangue reale? No, non sono il sangue reale di Marco. È il sangue, è il sangue nero del principe mio nero di Marco. Brutta no, bastarda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! A tuo mare che l'ho fatto un culo così, Marco, il pane che l'ho sventrata. Vale, dai, poi tu sei lo sfidato di Biancaneve. Ti piace questo nome? Biancaneve, Biancaneve me la so in culo. Biancaneve! Eccolo! Ne incendiamo ancora di più. Biancaneve! Dio Biancaneve, me lo sono snifata, ma no. Tutta Biancaneve, tutta Biancaneve, questo snifata. Sì, sì, tu mi piaci. Anche tu mi piaci, poi no, vieni qua che ti sbirò in faccia tua sorella, di Marco. Coglione, di Marco. Tu a su chi cazzi? Andato male, sul pardo. Tu su chi cazzi? No, che trovi il tuo male su chi cazzi, Marco, dei negri, pindocloro, di profughi. Lo sento dentro, lo sento dentro che mi viene fuori, Marco. Lo sento, lo sento, Marco. Dentro il mio principe mio nero, Marco. Stronzo, vaffanculo, bastardo. Datti subito una regolata, Marco. Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola. Wow, ma... Intervallo. Wow, ragazzi, fammi respirare perché... È una bestia, oggi è una bestia. Intervallo. Sì. Ci voleva, bravo, Wendy. Bravo. No, no, no. Non che siamo, Giobi. Non che siamo. Tu su chi cazzi? No, tuo mare su chi cazzi, tu lo io. Io ho detto sorella, non ho detto fammi in culo qualche negro. Oh, bravo, ah, ma vai sulla figa del castroio a tuo mare, ma... Bastardo impestata del distruigoso, Narcoi, pare che ancora non è giornata, Narcoi, pare che ancora non è di giornata, Narcoi, mi sale il demone di Narcoi! Sì, sì, dai, finisci, vieni! Ma... Secondo me hai esagerato! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, no. Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net. 105. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Io ed il mio amico Carnevale capitiamo nel locale dove abbiamo avuto il nostro bel da fare. Da quanto non veniamo e non manchiamo, ci carburiamo con un aiutino che è venerdì. L'ingresso sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica era un cesso, ma comunque noi avremmo resistito. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Sarà il minore dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare e insomma non andiamo mica male. Che è venerdì. Due fighetti a dirci quanto siamo vecchi e ad insultarci che c'erano prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro ha la pistola, sento il freddo della canna sulla gola.
dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Piano piano ci ritorna e qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul catrame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì, non mi rompete i coglioni. Bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Allora, riprendiamo il tema, il topic, il trend topic del giorno. Praticamente in una radio locale toscana, durante un programma si parlava della partita dell'anno di domani, dove il Real Madrid affronterà in finale la Juventus per contendersi la Champions League e tanti tanti soldini. Diciamo che anche il finalista, diciamo, non gli va male, perché beccherà sempre un 50 e rotti milioni di euro. Io adesso lì queste cifre le ho perse, diciamo, anche perché oramai si parla di milioni di euro, come prima si parlava di bruscolini o di milioni di lire. 20 milioni, 120 milioni, ma chi perde? Ne prenderà un po' di meno. Immagino, perché arrivare anche a quel punto tra diritti televisivi, cazzi e mazzi. Comunque, il punto è questo: si può in una radio, noi facciamo anche di peggio, per carità, però si può in una radio sperare che l'aereo della Juventus, diciamo, vada a schiantarsi? Si può, non lo so, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Ascoltiamo questo contributo proveniente dalla Zanzara di Cruciani. È un po' forte, ci saranno un po' di insulti di vario tipo, però dite la vostra e se volete scriveteci sempre. Vi ricordiamo, stasera noi vi invitiamo a questa festa gratuita, con ingresso gratuito, buffet gratuito, però insomma non portateci tutta la gente della Caritas, non mettete la fissione, venite tutti a magna gratis, perché insomma se vedo che non bevete vi prendo per le orecchie e vi sbatto fuori, capito? Quindi Cruciani demolisce il Tosco, ascoltiamo. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, scusate, io sarò in delusione perché telefono da Bologna. Sì. Non voglio fare l'apologia del Tosco Pensiero, che è il conduttore di... Sì. Della radio di cui prima. Un cretino. Allora, ascolta me, Cruciani. Ma tu Davide sei quello che sei intervenuto? No, ecco no, sono un omonimo, ma non sono io. Vabbè, ci sono tanti Davide. Esatto, come fai a giustificare uno che ha detto quello che ha detto? No, infatti hai detto, mi dispiace. Cioè che l'aereo deve affondare con i giocatori della Juventus. Giustifico, quello che ti dico è che sono sicuro che tu non hai sentito tutta la conversazione. Ragazzi, ma basta sentire quello, non è che bisogna sentire un'ora e mezza di trasmissione. Ti spiego che il Tosco, io non conosco, non sono tifoso del Bologna. Ascolto quel programma perché mi riporta spesso dei personaggi come quelli che, non so, Mauro da Mantova, Donato da Varese. Ma non c'entra un cazzo, perché noi... Ma non dire stronzate, dai, su, non fate paragoni assurdi. Che cosa c'entra? Quello, a parte che loro parlano, devo uccidere Renzi è da ammazzare, sono altre cose. Quello si è augurato in una trasmissione sportiva, che quello che è intervenuto il tuo omonimo, che l'aereo della Juventus crolli. Perfetto, crolli allora, giù. L'omonimo ha ragione. Perfetto, ti voglio dire. E allora che c'entra? E mi dispiace non darti soddisfazione per dire ha ragione con lì che deve quella. No, semplicemente gente che, e non gli sto giustificando, semplicemente. Aspetta, che devo chiamare questo qua, questo Tosco. Brava. Aspetta un attimo. Chi parla? Sono Cruciani, ciao. Il mio mito radiofonico. Che è successo, amico mio? Che ti è successo? È Parenzo, ciao. Che ti è successo, amico mio? Hanno sospeso la trasmissione? Meno male. È successo come quello che succede da te.
nel senso che mi ha telefonato uno che ha detto delle robe e, come tu sai, con la cuffia non si sente subito quando uno parte a parlare, che era un po' incazzato. Beh, capito, che cos'è che non hai sentito? Scusa, quello ha detto delle cose molto chiare. Si è augurato che cadesse l'aereo con i giocatori della Juventus mentre andava a Cardiff. Ho si è augurato di tutto. Però tu gli hai dato corda. Io do corda a tutti. Se tu vai avanti tutta la trasmissione, tu senti che dopo chiama un altro, io faccio uguale. E chiama uno che gli dà del coglione, io dico sì, dai del coglione, bravo, dai del coglione. Chiama uno che paglia di fighe e gli chiede se la volta è rosa o rasata. Noi facciamo una trasmissione così, Cruciani. Sì, ma ho capito. No, ma ho capito benissimo, tu puoi fare tutte le trasmissioni che vuoi, per me c'è il massimo della libertà possibile, immaginabile, sai come la penso su questo, no? Porca miseria. Detto questo, no, ma fai benissimo. Aspetta, detto questo, c'è una cosa. Quando uno interviene e dice io vorrei che gli juventini cadessero dall'aereo, vorrei che morissero tutti. Io gli ho detto che ha detto una cretinata, ho detto se dopo richiama fra 20 minuti, questo non la pensa più così. Tu hai detto, auguro la morte a tutti gli juventini deformati. Adesso non scherziamo, Tosco, dai. Io? Su. Sì. No, io no, assolutamente, queste cose le ha dette lui, non l'hai detto anche tu. No, allora finiamo qui la telefonata, non è così. Hai detto, sei la mia voce, grande, vai ancora, sei il mio mito, il mio idolo. Questo è un altro paio, perché lui ha detto, voglio offendere i juventini, io ho detto, vai, io poi non capivo più cosa. Ma non ha detto offendere, dai, scusa, Tosco, non fare il paraculo, io te non ti piglio per i culmi. Ma non fare il paraculo per me, dai, no, il paraculo con me. Tu non puoi mica far di me un coglione. Che io non sono, perché io ho 52 anni, non sono un coglione. E me che cazzo c'entra? Hai detto che quelli devono cadere dall'aereo? Ma l'hai detto tu, lo stai dicendo tu. Aspetta, ti faccio sentire, ti faccio sentire. Dai. Guarda, vi ho chiamato tutto per sfogarmi un attimo perché mi fanno cagare. Ai, guarda, se tu parti così io ti lascio 20 minuti di microfono aperto. 20 minuti, guarda, io spero che venga giù l'aereo che li possa toccare la Coppa dei Campioni. E io penso che la tua non sia per nulla ipocrisia. Vai avanti, amico, non cagare, Leo Vicari, amico. Una roba del genere. Aspetta, come ti chiami? Fai a dire una roba del genere. Come ti chiami? No, Vicari, adesso smorzati. Ma come fai a dire? No, fa benissimo, io voglio la morte di tutti i juventini deformati. Vai avanti, amico, non dar retta, Vicari. Allora, hai sentito? È la tua voce. Ma io non dico, non hai capito, c'è un pezzo non si sente. Io ho detto, io voglio la morte di tutti i juventini che mi rompono il cazzo. No, deformati, hai detto deformati. Vicari è una specie di Parenzo, mi pare di capire. No, è il regista. No, Vicari è il mio regista, ma è un giornalista. Però scusa, amico mio, non ti tirare indietro. Ti sei messo nella condizione di dire, mi fa piacere se i juventini crepano. No, buona, posto così, io non l'ho detto. Ma come non l'hai detto? Hai sentito la tua voce, cazzo, abbi il coraggio di dire. Scusami. È lui che telefona, non io. E perché ti hanno sospeso la trasmissione, allora? Questo lo chiedi al mio titolare. Editore, no, perché? Non me ne frega un cazzo, non lo so. Perché non te ne frega un cazzo? Beh, scusa, fregare invece, scusa. Io faccio per hobby, mica ci guadagno come voi. Io, ma la radio la faccio gratis, è una radio di curva. Ma quello sono, ma cazzi tuoi, dire? Quelli sono, cazzo, sono dire? Cazzi tuoi, che cazzo vuoi da me tu? Oh, no. Non ho capito. Senti, stai calmo, Toschi, no, non voglio vedere che c'è grande nervosismo. Hai fatto una cazzata, dai, hai detto una cazzata, una boiata. Allora, quando il mio collega, il Parenzo di turno, dice io mi dissocio, io gli dico, io non mi dissocio. Perché qui parlano tutti, però sono contrario a questa telefonata. Sei la mia voce, grande, vai ancora. No, dai, però, ti sei messo dietro un pazzo. Ti sei messo dietro un pazzo che si è augurato la morte del paese. Quando dico che devo bruciare i campi rom, non dici dai, fai, bruciare. Ma che cazzo dici? Io mi sono sempre dissociato da queste cose. Che cazzo stai dicendo? È lui che dice queste cose, non io. Ma tu gli dai corda, gli dai dietro. Sai come si dice a Bologna? Gli carico la molla. Sei anti-juventino al massimo, tu. Questo è il punto. Io anche anti-fiorentino, se per quello. Se tu li vorresti tutti morti, questo no, è... assolutamente no. No, sì, però se cadesse l'aereo, se cade... No, non me ne frega. Okay. Guarda, noi a Bologna abbiamo tanti pensieri col calcio che dei juventini noi non ce ne frega. Hai detto tu morte a tutti i juventini l'hai deformati. Io non lo dico. Ma come, non abbiamo sentito la voce? Io sto dicendo altro, io sto dicendo che facevo parlare qua o là, lo sta dicendo sto no, Davide. Ma non hai non dimostrato, scusami. Scusami, Tosca, Toschi. Comunque è forte sto Tosco, combatte. Ma combatto. Ma come ti permetti? E allora, se combatti, devi avere il coraggio di prenderti le tue responsabilità. Quella roba lì non la penso io. Ipocrita. Allora, chiami durante la trasmissione che ti rompo il culo. Dimostri una violenza inaudita. Bello, Parenzo, voglio anche Parenzo durante la trasmissione. Bravo. Dimostri solo a pagamento. Mi dimostri, un attimo, mi sono un attimo. Qua
cornuto, sono dimostri di essere antisportivo. Hai detto una cosa vergognosa, con la violenza che c'è negli stadi, stai alimentando un clima antisportivo. Tu, Cruciani, mi capisci meglio di me, con le cuffie a volte non si sente il calore. Non è vero, si sente bene. Di mettere sul telefono, io in questo momento non sono con il tuo auricolare di merda. Ma si sentiva... quando rompi il cazzo che dice degli auricolari. Hai detto una scempiata, conviene chiedere scusa. Non mi pigliate, ma come per il culo? Ma ti sei preso per il culo da solo, amico mio. Ma come l'hai detta? Abbiamo sentito la voce. C'è l'audio. Io gli auguro che si vincesse la loro bella coppa e non rompessero più i coglioni a noi di Bologna, che ci hanno rubato tutte le partite da quando io vado allo stadio. Sono 41 anni che giuro un partito. Ma dai, scusa. Non me ne frega un cazzo. Ma intanto hai augurato la morte a tutti gli utenti. Hai augurato te la morte. No. Io l'ho augurato. Abbiamo la morte sentito la tua voce. No, abbiamo sentito la tua voce. Quella è la voce dell'ascoltatore che ha un tale abile, chiamate lui. A me non me ne frega perché io ho la coscienza pulita. Guarda, io la mia trasmissione è così tutte le volte. Io no. E dopo ha chiamato un napoletano o uno juventino, non mi ricordo, che si era dissociato, e ha detto bravo, e ha detto qua è un cretino, bravo, è un cretino, hai ragione, dillo che è un cretino. Certo, dopo te la sei fatta sotto, perché dopo te la sei fatta sotto. No, è che tu dopo te la sei fatta sotto, dopo te la sei fatta sotto. Chiedi scusa a me, qualcuno si è sentito preso, è chiaro che gli chiedo scusa, ci mancherebbe. Il Tosco chiede scusa adesso. Il Tosco chiede scusa, bravo, grande, però. Il Tosco chiede scusa. Il Tosco, voglio sapere chi sia. Francia è qua. La cosa vergognosa è che il tuo non è un linguaggio da sportivo, è un linguaggio da stadio. È un linguaggio da ultras. È un linguaggio che non si sentiva da anni. È un linguaggio da ultras. Io ascolto la Zanzara tutte le sere. Ma che c'entra? Ma che dice delle robe? Dice delle robe. Amico mio, allora, innanzitutto devi capire una cosa. Io quando uno dice, se uno dicesse alla radio, l'aereo di una squadra deve cadere. Col casello di Carisio voglio ridere. Sì, ma adesso vergognati, Tosco, adesso vergognati. Non arrivi al casello di Carisio, arrivi al Daspo tu. Quale casello di Carisio? Quando tu arrivi al Daspo, io voglio ridere. Questo vi aveva invertito. Quando tu arrivi al Daspo, io voglio ridere. Hai detto, non è ipocrisia, vai avanti, lo caricavi. Esatto. Lo caricavi a bestia. Bravo, a palla lo caricavo a palla. Vergogna, io comunque... lo carico perché sento te quando carichi la gente che vuole andare a bruciare i campi rom. Arriviamo a una conclusione. Il Tosco, Parenzo, cosa merita? Facciamo la sentenza. Secondo te il Tosco... No, aspetta. Guarda, sentite le autorità politiche, civili e militari. Il Tosco, il Tosco. Tanto, ma che cazzo vuol dire poi il Tosco? Ma Carisio dov'è? Il Tosco merita, vicino Torino. Cartellino rosso e deve star fermo almeno un mese e deve chiedere scusa un mese. Io sono contrario alle sospensioni delle trasmissioni. Squalifica di un mese. Sei liberale, libertino. Però resti un coglione per quello che hai detto. Per quello che hai detto. Pisce nel lavandino regolarmente perché ho un po' di prostata, 52. Però devo dirti la verità. Questo si conferma Tosco, io sono contrario alle sospensioni della trasmissione. Però t'hanno da fanculo così perché sei andato dietro a uno che diceva che l'aereo della Juve deve cadere. Per cui alla fine. Però mi puoi dare una giustificazione. Ma non c'è, perché io 15 anni che fai radio, io lo faccio da un anno. Ho capito, amico mio, ma una cosa è far dire a una persona quello che pensa, quello l'ha detto da solo. Una cosa è dire. Non sapevo che quel coglione andasse a finire lì. Ma come l'ha detto? Secondo, te lo sto dicendo. Ha detto una cretinata perché è un cretino. L'aggravante è che quando il regista si è dissociato e se n'è andato, tu hai detto io vado avanti lo stesso. Comunque Tosco t'hanno sospeso Tosco. Che succede adesso? La radio, basta, finito. Mi dispiace Cruciani, ma non saremo più colleghi. Cioè non farai più radio? Secondo me mi cacciano. Da dove? Ah, da là, da Radio International ti cacciano. Ma no? Sì, perché ti cacciano, ti possono sempre prendere la radio Padania. Voi juventini siete troppo potenti, avete scatenato il fuoco dell'inferno. Ma amico mio, ma se tu vai contro vai a dire che quelli è giusto che cadono dall'aereo. Ma perché sei così coniglio che non ti assumi le tue responsabilità? Coniglio ve lo tenete per voi. Amico mio, non ti assumi le tue responsabilità, adesso dici no, l'ha detto lui. Ho detto che io gli caricavo la molla come se non volesse, che lo faccio con chiunque. Ma allora, quando mai? Tosco, io ti condanno, più di Parenzo ti condanno. Hai sbagliato perché la Juve, l'aereo, eccetera. No, ma chiunque, dai, non si augura la morte. Non te ne frega cazzo. Non si augura la morte nessuno, sono d'accordissimo. Ma l'hai detto tu? No! Sì! Non l'ho detto io, l'ha detto l'ascoltatore. Morte a tutti gli juventini deformati. Tagliate sta voce, morte agli juventini deformati. Ciao Tosco. Ciao.
Alla fine il Tosco è caduto sulla questione molto semplice. Audio canta in questo caso. Non l'ho detto io. Eccolo qui, è la sua voce. Senti. Io voglio la morte di tutti i uditivi deformati. È la sua voce. Signor Tosco. Tosco! Tosco! Vai a fare in culo. Questa è Radio Id Italia. Se posso dire la mia, il moralismo del mio amico d'infanzia Cruciani mi fa cagare. Primo, perché lui è un tifoso degli, ex tifoso degli irriducibili della Lazio, con trasferte alle spalle, problemi di ordine pubblico alle spalle, e che mi si metta a fare il moralista e manda a fanculo per il fatto che uno dice mori, nel calcio diciamo è una specie di apologia del reato, però in qualche modo sdoganata, per cui io dico solo stasera a Casa Ristoranti, la prima festa della Ital Fest, Italiamo, Ulizza Perezza 1, buffet libero e soprattutto tanta buona compagnia, fighe di tutti i tipi, MILF e quant'altro, e diciamo questo è l'ingrediente principale, oltre a DJ Tony alla console e Andonel che praticamente forse verrà, forse no, ancora non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. A lunedì, forza Juve, auguri ragazzi. Un saluto speciale agli amici di Radio Id Italia.